17 ottobre 2015 in compagnia di Rosa Criscuolo qui a Roma. Intervista con Rosa, generalmente abitualmente ha come scenario le scale di Torre Argentina. Beh, questa volta abbiamo visto anche un pochino come risarcimento di questo diciamo trattamento. Beh, uno scenario decisamente monumentale, più bello. Rosa, la conoscete ormai su Liberi TV, è una iscritta militante radicale, viene da Napoli, collabora con l'Associazione per la Grande Napoli, dove appunto, peraltro, appunto salutiamo anche Luigi Mazzotta, speriamo di vederlo presto su Liberi TV. E ci porta Rosa sempre delle notizie dalla campagna, da questa regione, e le dà ovviamente in esclusiva a Liberi TV, perché insomma ormai è una consuetudine. Rosa, che cosa ci porti da questa regione, che cosa ci racconti? Allora, le primizie che posso portare dalla regione Campania non sono tante in questo periodo. Beh, innanzitutto saluto gli amici di Liberi TV e gli amici del comitato che mi stanno aspettando. Siamo per venire, non vi preoccupate. Tra l'altro spero che mi rivotiate e al comitato anche quest'anno al congresso, che ci sarà un congresso, mi pare che sarà tipo scoppiettante, favoloso e tutte queste. Ci sono già due candidati che si sfideranno in qualche modo per la segreteria, che sono Mattia De Re e Riccardo Maggi, si sono autoproclamati appunto da poco come candidati, vedremo un po' se ce ne saranno altri. Sta pensando anche a te, Rosa? Sì, ma non mi sembra tanto, insomma. Magari tra una decina d'anni vedremo. Allora, la regione Campania purtroppo è afflitta ancora da questioni politico-giudiziarie abbastanza forti. Abbiamo avuto la dimissione della presidente della commissione antimafia, anticamorra della regione Campania, perché è stata raggiunta da indagini su associazione esterna. Poi diciamo è un reato che da tutto discutere, insomma, abbiamo sempre, insomma, non è una vecchia storia, che poi i soliti radicali, non, scusami. E poi abbiamo avuto un arresto di un altro consigliere, sempre insomma di Forza Italia. Diciamo che siamo un po' stanchi che la politica campana si occupi soltanto di questo, di politica giudiziaria. Si vorrebbe, quello che manca in Campania è la politica, cioè non c'è, non esiste, e le elezioni regionali lo hanno dimostrato. Cioè, io ho partecipato come cavia a queste elezioni, già che non avevo, diciamo, uno staff sul quale contare, eccetera, eccetera, ma ripeto, già il territorio, i partiti, le cose, non c'è nulla in Campania, quindi sti cavoli. E sono stata candidata proprio nella lista di Centro Democratico, e vabbè, la mia principale azione è stata quella di denunciare l'ufficio stampa del governatore Caldoro, perché praticamente non si faceva altro che fare diffamazione dalla mattina alla sera e dalla sera alla mattina. Cioè, non credo che una campagna elettorale si possa fare in questo modo. Tu già eri iscritta radicale quando ti sei candidata lì? Ero membro del comitato già. Allora, io ricordo un'intervista in cui ti, diciamo, stimavano a dire: ma come, qua in Campania queste liste, qua ci sono un sacco di personaggi poco raccomandabili, impresentabili e così via. Ti ho detto: io sono radicale e sono qui per garanzia della legalità. È stato veramente stupendo. Sì, è stato fantastico, infatti mi hanno battezzato tutti quanti come impresentabile. È stato fantastico, guarda, è fantastico. Cioè, si sono scomodati Saviano, come si chiama la fidanzata di quello? Pascal. Questa qua, cioè, mi ha scritto sul giornale, impresentabile, mi hanno messo in una lista. Io non ho capito, non ho capito neanche, quindi poi dopo li ho dovuti mandare. Cioè, ho dovuto mandare, lo sai, no? Lo hanno sentito tutti. Cioè, se lo fa Grillo va bene, se lo fa un radicale. Un videino simpaticissimo su Facebook. Che sì. Diciamo, ho espresso la mia motivazione, sai, però. L'ha detto pure l'antimafia, che il dato costitutivo dei campani, dei napoletani, è la camorra, quindi io non so, sono con le spalle al muro, Gianni. È stato fantastico, te lo giuro, ma io a un certo punto ho visto il governatore De Luca con la mano ingessata, mi aspettavo un attacco dell'ISIS, mi aspettavo di tutto, però veramente l'ho fatto per uno spirito di carità. Per difendere, ma a prescindere da questa cosa, il lato simpatico, insomma, veramente credo che
la domanda che la vorrei fare io a Rosy Bindi, cioè è vero che magari il nostro dato costitutivo è che vogliamo fare, siamo tutti camorristi, va bene, diamo questa asserzione, pure il procuratore Roberti, vabbè, lasciamo stare, ma innanzitutto bisognerebbe chiedere scusa a tutti i campani che non pagano le tasse e sono delle persone per bene e che sicuramente sono lontani da questo dato costitutivo, innanzitutto, perché ci sono e la maggior parte, anzi tutti, sono delle persone per bene. Secondo luogo, mi farebbe piacere sapere cosa ha fatto la Commissione Antimafia per fare in modo che all'interno delle istituzioni non entrasse proprio la mafia, la camorra e quindi le organizzazioni criminali. Questo mi farebbe piacere, perché magari mettiamo in discussione il ruolo della Commissione, anzi io faccio anche una proposta. Seguendo il magistrato Cantone, e non è un discorso di parte perché a me non piace fare la lecchina, me ne frega, si è notato, poiché diciamo la conformazione dei reati della camorra è mutato in questi tempi, ma secondo me che questa commissione non sia più permanente, insomma, e poi sostituire questo ruolo che secondo me ha fallito, perché la presidente probabilmente ha fallito, si è politicizzata e non va bene, magari poteva essere un po' più laica nella sua lotta, che dici? E magari invece mettere proprio questo magistrato che da solo, senza commissione, si occupi proprio delle infiltrazioni della camorra e quindi delle organizzazioni criminali all'interno delle istituzioni. Quindi il dato costitutivo forse delle istituzioni e la camorra, ma non il dato costitutivo dei campani. Quindi, essendo che la commissione ha fallito, facciamo un nuovo organo che ci costi anche di meno, che ci costi anche di meno e che non sia permanente, che tu mi ricordavi era d'inchiesta. Sì. D'inchiesta va benissimo, quindi smontiamoli, no? Sì, poi peraltro il concetto, anche la vicenda romana, le dimissioni del sindaco, ma soprattutto Mondo di Mezzo, poi comunemente chiamato Mafia Capitale, giornalisticamente chiamato Mafia Capitale, ma insomma l'inchiesta si chiama Mondo di Mezzo, insomma perlomeno ha messo in discussione certi teoremi, certe perimetrazioni concettuali su mafia, camorra, che cos'è mafia, che cos'è comportamento mafioso, che cos'è l'infiltrazione, poi ci sta tutta questa mutazione del prezzo, non ci sono più le mazzette, ci sta il servizio, quindi insomma è un concetto un po' che si sta modificando, probabilmente anche le istituzioni preposte a combatterlo dovrebbero prenderne atto. Sì, certo, il modello, diciamo, che ha invaso la fantasia un po' di tutti, quello di Gomorra, diciamo che è passato di moda, e quindi praticamente adesso bisogna contestualizzare quindi la lotta e quindi anche le azioni affinché appunto lo Stato smetta di essere criminale. Lo Stato è criminale? Sì. Sappiamo sempre che le nostre carceri sono quello che sono, e se mi consenti adesso mi hai fatto venire in mente una cosa, un ricordo del nostro ex sindaco ormai Marino, che prima di fare il sindaco era senatore e portò alla conoscenza dell'Italia con delle ispezioni mirate la situazione degli OPG, che se possibile è una vergogna ancora maggiore delle carceri, luoghi in cui neanche la riforma Basaglia era arrivata, e lo portò a conoscenza dell'Italia. Da lì partì poi il procedimento, poi fu anche coadiuvato dalla senatrice all'epoca, appunto, senatrice radicale, ci stavano i radicali nel Parlamento, Donatella Poretti, con delle ispezioni degli OPG. Da lì partì poi il procedimento per la chiusura degli OPG. Certo, in merito insomma alla questione delle carceri e delle OPG c'è ancora tanto e tanto da fare. Sono contenta insomma che ci sia stato questo riconoscimento anche alla Bernardini, che è una specialista di carattere nazionale. Io credo che non ci sia un altro soggetto che possa ricoprire questo ruolo, e quindi sicuramente guarda, su Marino io non mi volevo pronunciare, non voglio parlare su un sabotaggio eccetera, però è sicuramente un soggetto che non meritava questo tipo di azione, cioè è proprio il contesto che è sbagliato, quindi non mi fa piacere neanche
che sia accaduto quello che siamo diventati un po' una barzelletta, diciamolo chiaramente Gianni, ad ogni elezione qua sembra che stiamo facendo una sitcomedy, cioè qua bisogna mettere al centro il problema, i problemi dei cittadini e non fare delle elezioni personalistiche, cioè si parla, candidiamo uno o candidiamo l'altro, qua dobbiamo dare delle risposte, allora bisogna mettere le persone che abbiano le capacità e le competenze, punto, senza dire questo è così o quell'altro è così. Questo come cittadino, a prescindere da essere radicale, ma un po' scocciato, credo pure a voi romani, pure a noi napoletani. Il tuo impegno nel mondo radicale, parliamone. Allora, innanzitutto io spero, posso sperare? Ci mancherebbe. Ho il diritto di sperare che con questo nuovo congresso ci sia una svolta, dinamica e che ci si possa occupare di politica a 360 gradi. Noi a Napoli siamo pronti a parlare, oltre che di carceri, anche di altri argomenti. E infatti l'Associazione per la Grande Napoli si sta occupando insomma di vari progetti, di cui uno lo posso dire perché sono alterio, non parlo, e un altro invece, io ho un gruppo, la Suprema, che si occupa proprio di diritti e sessualità, e da poco abbiamo affrontato il problema su Facebook del genere del transgender, cioè praticamente il transgender veniva equiparato su Facebook ad una cosa, ad una persona che era diversa da quella che si rappresentasse. E ci siamo messi in collegamento con l'Arcigay della Basilicata, con Nadia Girardi eccetera, e anche tramite Vladimir Luxuria, e con dei responsabili della, i capi insomma, i head of policy li chiamano così, di Facebook. Abbiamo fatto in modo insomma che questa cosa non, cioè consentissero ai transgender di conservare il loro nome da donna, perché il problema è proprio questo. Il problema è quando è che una persona si può considerare donna, soltanto quando ha il processo completo di trasformazione, punto interrogativo, quando sulla carta d'identità, e il problema poi è sulla carta d'identità come è possibile, insomma stiamo affrontando un po' questa problematica. È un po' la vecchia questione tra l'essere e l'apparire, quello che ci si sente dovrebbe essere più importante di come si appare. Io credo che dovremmo essere pronti ad accettare un terzo genere, maschio, femmina e transgender, punto, e nessuno ha il diritto di dire tu sei maschio o tu non sei femmina, questa qua è la... Quindi sulla carta d'identità secondo me dovrebbe essere automatico, tanto è vero ci sono alcuni miei amici che stanno facendo dei ricorsi per avere l'ottenimento del nome al femminile, ma se diventasse una procedura automatica al comune non ci sarebbe nulla di male, cioè ci sono persone che hanno cominciato il cambiamento e che già hanno dei mutamenti evidenti, che dovrebbero praticamente avere la possibilità di avere il cambiamento con una semplice domandina, cioè non è che io mi devo andare a fare un ricorso giudiziario per avere questo riconoscimento. Mi auguro che insomma dopo Facebook, che secondo me è, che poi è una piattaforma mondiale che mi pare che raccoglie il doppio degli abitanti del mondo, dopo Facebook spero che avvenga anche in un semplice comune italiano una cosa del genere. Proprio perché diciamo che già lo sai, i tribunali già sono implementati di lavori già cioè, troppo, insomma dobbiamo snellire le cose, se ci fosse una sburocratizzazione anche ad altri livelli male non sarebbe, perché si parla di processo penale ma pure il processo civile vabbè è parecchio. Poi noi siamo un paese campione di proliferazione di leggi, quindi cioè, sì. Abbiamo leggi per ogni cosa, per far vedere che ci si occupa di un problema. Ma si fanno leggi, aggravanti penali, cose ridicole che veramente sono spesso ripugnano a un senso di giustizia, a un senso del diritto. E però, insomma, vabbè, si fa, certe volte si ricorre per dimostrare che ci si è occupati, così che magari una minoranza ci si può dire: ecco, vedi, abbiamo fatto la leggina, mo state buoni, state zitti, anche se poi magari è difficilmente applicabile. Senti, Rosa, so che ti si può anche leggere da qualche parte, perché tu insomma stai intraprendendo anche un'altra attività come pubblicista. Sì, diciamo che ho cominciato inconsapevolmente 3 anni fa alla radio con Club 91
E praticamente tramite l'incoraggiamento di delle magnifiche persone che ho incontrato per caso è nata questa testata che è il Monito, il nome l'ha dato Roberto S. E io sarei responsabile dell'area politica, quindi è tutto dire. Già ho avuto degli attacchi da hacker, cose, missili, bomba, terra-aria, queste cose qua. Ma diciamo che la linea non è quella, insomma, di fare la guerra. La linea è una linea garantista, è una linea liberale, insomma. Non credo che metterò mai le foto di politici oppure liste di indagati, queste cose qua, penso, zozzerie, mi auguro che molti giornalisti le abbandonino, vorrei, non so, dare un po' di buon esempio, insomma, perché poi se devo spiegare l'indagine, l'accusato, cos'è l'indagato, forse molti giornalisti non hanno studiato legge e non sanno cosa voglia dire inquinare le indagini. Quindi non va bene questa cosa. E poi liberale perché la rivoluzione liberale, il nostro caro Silvio l'ha fallita, però noi non dobbiamo perdere la speranza di realizzarla. E io ovviamente voglio che si realizzi in Casa Radicale, anche con le proprie forze. Quindi spero che cambi col nuovo congresso l'articolo all'interno dello statuto dove non si prevede la possibilità di essere candidati. Cioè io la trovo... Parliamo dello statuto dei radicali italiani. Sì, quindi io spero che invece ci possa essere questa cosa perché... ci sono da poco, ci sono da 3 anni, 4 anni, ma io credo fermamente che le presenze all'interno del comitato, all'interno della dirigenza, cioè, siano presenze importanti e che possono dare tanto alla politica italiana. Se potessi trasferirmi a Roma voterei per Riccardo Maggi, ma purtroppo sono di San Giorgio a Cremano e quindi non posso, però Riccardo Maggi al momento è candidato alla segreteria di Radicali Italiani e lì come è scritta tu puoi votare, al momento non abbiamo una candidatura, solo come segretario. Vabbè, stai dicendo che già lo voto, dobbiamo prima aspettare che si candidi come sindaco. No, mi pare che secondo me si deve lanciare, si deve, anzi, Riccardo candidati come sindaco, te lo dico io. Allora, nell'attesa di una lista Maggi al Comune di Roma, sarà molto interessante. Poi, insomma, Riccardo ha dimostrato anche di saper fare il consigliere comunale in questi 2 anni e più. Posso dirla? Ha dimostrato di saper fare politica. Certo. E se c'è altro, oppure facciamo un saluto ai nostri amici radicali e chiudiamo. E io vi saluto, saluto Liberi TV, saluto i radicali, saluto Napoli, Roma e saluto anche i milanesi che tanto fanno, perché a breve avremo anche Marco Cappato a un convegno il 23 ottobre organizzato da Elvira Foscolo, a cui parteciperà quindi anche l'Associazione Radicali per la Grande Napoli, e quindi saremo felici di avere la Coscioni, un elemento importante di Radicali e della Coscioni qua da noi a Napoli. Perfetto, la chiudiamo questo arcobaleno dal Vesuvio al Circo Massimo con Rosa Criscuolo. Grazie, alla prossima.